Bentornati su Nomma Mammazzo e bentornati nella rubrica Trailer Reaction, una rubrica che ormai non, non alimento più da una vita perché non riscoteva... Non lo so, l'interesse è necessario, ma in questo caso faccio un'eccezione perché siamo anche tornati finalmente nella rubrica Ghostbusters. Dopo praticamente più di un anno che non la alimentavo, perché ricordo che l'ultima volta che ne ho parlato ho parlato di Ghostbusters Afterlife o Ghostbusters Legacy, titolo europeo, con due video che sono andati anche abbastanza bene. Sono qui di nuovo con voi per parlare del sequel di Ghostbusters Afterlife dal titolo Ghostbusters. Ghostbusters Frozen Empire e con il titolo questa volta proprio italiano Ghostbusters Minaccia glaciale. Entrambi i titoli mi piacciono da morire. Mi piace molto di questo trailer. Come potete aver intuito, questa non è una reaction a caldo perché me lo sono guardato distinto sul cellulare e quindi mi sono spoilerato delle cose, ma lo rivediamo insieme e magari <coughs> Ci fermiamo su alcune cosette su cui voglio parlare con voi. Siete pronti all'inizio del trailer? Via! Oggi sarà un giornata un caldo con una temperatura Musica anni Ottanta che non c'era neanche nei film degli anni Ottanta dei Ghostbusters. Siamo in New Jersey a quanto ho capito, eh! Che Questa ragazza questo primo piano non è casuale, non è... sembra proprio celeste o Connor, che è lucky che abbiamo visto in Afterlife. Raga, finalmente effetti speciali del 2023 ambientati in città. C'è cioè una cosa che finalmente si unisce. Minchia, la citazione al leone, raga. Sono fiumi di ghiaccio. Le ossa si spezzano. E l'ultima cosa che vedi sono i tuoi dotti lacrimi che si congelano. Oh santo! Una vera morte da brivido. Buona questa. Allora andiamo con ordine. Eh, innanzitutto, eh, finalmente è ambientato. Lo si sapeva già: è ambientato in città, è ambientato a New York. Pare che parlino di New Jersey nel trailer, probabilmente perché non hanno girato tantissimo a New York. Perché è costosissima, magari hanno girato un po' in periferia. Eh, presumo costi anche al New Jersey. Magari hanno girato in posti che sono ambientati. Nel New Jersey e a New York, ma non sono a New York, tranne i posti obbligati. Eh, se non ricordo male, in un. Um... In una TikTok di McKenna Graceful, scusate McKenna Grace, McKenna Graceful è, è il suo uh, nickname, eh, si vedeva che avevano ricostruito la caserma dei pompieri in studio, quindi ci sono delle scene appunto all'interno, esattamente come avevano fatto anche nei primi film degli anni Ottanta, dove gli interni erano ambientati eh, in una caserma di Los Angeles e non a New York. Allora, partiamo con il trailer di nuovo. Io adesso lo guardo, vi metterò qui dei fermi immagini. Eh, partiamo col presupposto che ci mostrano questa, questo mh, parco. Questo Luna Park, parco dei divertimenti. Solitamente i Luna Park eh, negli Stati Uniti, nella East Coast, penso anche nella West Coast, sono eh, sul mare. Mi viene in mente Coney Island. Qui parlano di New Jersey, non so. Geograficamente, se sono la stessa cosa, comunque sono eh, vicino a New York. Vediamo questa ragazza qui, tra le varie persone che sono a, lì a divertirsi, che ha un primo piano. Non è a caso, perché questa è una protagonista: è un personaggio importante che abbiamo già visto. In Afterlife o Legacy Lei è Lucky Lucky Domingo Interpretata da Celeste O'Connor Ovvero la ragazzina di cui eh, Prende, si può dire, una piccola cotta Trevor, che è il fratello maggiore di Phoebe I nipoti di Egon Spengler Ora non vi sto a spiegare chi è Egon Spengler Sennò no che cazzo ci fate qui eh, Quindi questa è, la, è Lucky Domingo Presumibilmente è qui in vacanza perché lei è l'unica, o forse anche podcast, se non sbaglio, lei e podcast abitavano nella cittadina dove Egon aveva costruito questa sua casa, fattoria, dove cercava di tenere a Bada Gozer. Vediamo appunto questi effetti speciali fichissimi che eh, non ci si potevano sicuramente permettere così belli negli anni 80-90 eh, che finalmente vediamo in una cittadina, in una New York. Li avevamo visti anche in Afterlife, però erano eh, in, in provincia. Qua invece vedere la caserma dei pompieri che viene totalmente ghiacciata è spettacolare. Vi faccio notare che la caserma dei Ghostbusters è già in attività. C'è già l'insegna ed è già illuminata, uh, di conseguenza, si viene, mi viene da pensare che Winston Zedmore, che nella scena post-credit di Afterlife uh, era entrato in caserma con la, ex, con la 1 per volerla ristrutturare, mi viene da pensare che abbia già rimesso in piedi l'attività e quindi questa parte non la vediamo nel film, ma, la ma sarà off-screen probabilmente, sarà successa tra un film e l'altro. Aggiungerei finalmente perché dopo che abbiamo visto uh, Ghostbusters 2, dove i Ghostbusters non erano più in attività da due anni e hanno ricominciato l'attività, e quindi abbiamo visto di nuovo la rinascita dei Ghostbusters, esattamente come nel primo film, e dopo Afterlife, dove giustamente sono passati più di. 30 anni abbiamo visto di nuovo la rinascita dei Ghostbusters, qui finalmente eh, hanno capito che questa cosa non era più importante mostrarla eh, e finalmente vediamo di nuovo i Ghostbusters già in attività. Ghostbusters già in attività con la ECTO 1 ristrutturata, non ci sono più segni di ruggine. Non è la ECTO 1A, non è una nuova ECTO 1 strana, è semplicemente la ECTO 1. L'unica cosa che si nota è che i tubi laterali vicini alla scala, eh, che nelle prime ECTO erano dall'altro lato, ma c'è la porta laterale, quindi sono entrambi dallo stesso lato, dal lato del guidatore. I tubi non sono più azzurri, sono bianchi però sti cazzi, fondamentalmente. Um, ho detto che sono già in attività i Ghostbusters e mm, vediamo. Peter Venkman interpretato da Bill Murray e Winston Zedmore interpretato da uh, Ernie Hudson che sono dentro la caserma quindi mi viene da pensare che l'attività sia stata proprio riaperta dai Ghostbusters originali con tanto D-Ray Stance interpretato da um, Danny Kroyd che in questo trailer noi vediamo um, non in divisa e è sicuramente una scena ambientata nell'occultoteca esattamente dove lo abbiamo trovato anche eh, in Ghostbusters Afterlife, l'Occultoteca è un negozio che lei aveva aperto ehm, nel secondo film prima di ritornare a fare la chiappa fantasmi e come già avevamo visto nei, nei fumetti della IDW prima e in Ghostbusters Afterlife dopo, l'Occultoteca è un'attività che è stata mantenuta aperta ehm, in aggiunta al lavoro da Ghostbusters. Mi viene da pensare che Peter Venkman, e Winston Zedmore e Ray Stance eh, li vedremo solamente nella scena che vediamo ora nel trailer e forse qualche secondo in più, perché costano troppo e soprattutto eh, Bill Murray non vuole più fare questo, questo ruolo da 30 anni, è anche il motivo per cui non abbiamo avuto eh, un Ghostbusters 3 molto prima. Eh, quindi mi viene da pensare che i Ghostbusters originali verranno ghi ghiacciati da questa entità e eh, le persone che gli stanno attorno in caserma in quel momento cercheranno di prendere il manto dei Ghostbusters e salvare la situazione. E questo, a livello narrativo, secondo me è la cosa più corretta per spiegare il lavoro minorile perché ci sono palesemente Phoebe Spengler e Spen Trevor Spengler, che sono minorenni, magari Trevor potrebbe essere maggiorenne, ma di certo non gli darà in mano un acceleratore nucleare, eh, che hanno in mano lo zaino protonico e cacciano fantasmi. È un po' tirata come cosa, se lo fanno perché non c'è nessun altro che può farlo al posto loro, esattamente come in Afterlife può andare bene come, come soluzione narrativa e mi soddisfa molto. Ovviamente la scena del leone che ruggisce è un rimando alla prima scena di Ghostbusters, del primo Ghostbusters, dove c'è il leone della biblioteca. Finalmente gli effetti speciali ci permettono di vedere la caserma anche seriamente minacciata eh, da, da un evento cataclismico, ok che nel primo film era esploso il tetto, però qua vediamo ben altri effetti speciali. Mi piace che ci sono... Tutti gli acchiappafantasmi al completo, quelli che abbiamo visto anche in Afterlife, vediamo in una scena successiva Lucky che ha le treccine, ma è sempre la stessa attrice, che ha lo zaino protonico. Vediamo Trevor che sta provando uno zaino protonico, vediamo Phoebe Spengler con la divisa e con il rilevatore dei fantasmi, con il PKE. Vediamo Peter Venkman in divisa, Winston Zedmore in divisa, Ray anche se non è in divisa so che lo vedremo e comunque è in occultoteca e va benissimo così. Addirittura ho notato un nuovo ac acchiappa fantasmi giovane con gli occhiali e col capello biondo. Non so chi sia, potrebbe essere un, uh, un nuovo personaggio che magari stanno inserendo e poi tra qualche anno se faranno un Ghostbuster 5 avremo tutti Ghostbusters della stessa età. Eh, vediamo Paul Rudd che indossa la, la divisa e la madre eh, di Phoebe e Trevor ovvero la figlia di Egon Spengler che indossa la divisa tutti hanno un fantastico giubbotto antifreddo rosso che è spettacolare eh, lo adoro già da adesso mi sembra che Paul Rudd eh, sia più Paul Rudd del solito rispetto al primo film lo vedo un po' più Ant-Man un po' più Scott Lang rispetto al primo film una cosa che non mi piace molto perché poi sembra che interpreti lo stesso ruolo in ogni film Invece in Ghostbusters Afterlife riusciva un pochino a separare eh, il suo ruolo solito da, da quello del professore di geologia Torna anche il podcast che non vediamo in divisa perché lo vediamo nella scena insieme a Ray eh, Però potrebbe darsi che comunque lo, la indosserà nel film Oltre a questo nuovo ragazzo c'è anche l'attore che interpreta Kingo in, nel, negli Eternals e c'è questo un tizio che ricorda una versione 2.0 di Ray Stance che ho già visto in tanti telefilm, non so il nome dell'attore, eh, ve lo metto qui il, diciamo, il frame, così a naso mi sembra o l'assistente di Ray se sono nell'occultoteca oppure se mi sono sbagliato e non c'è l'occultoteca ma è una semplice biblioteca, eh, può darsi che sia un bibliotecario, eh, magari è legato al... Al ragazzino biondo con gli occhiali chi lo sa ora un'ultima osservazione sul cattivo eh, di questa pellicola che sembra un cattivo originale io nel trailer in inglese pensavo che il brivido glaciale fosse il nome dell'entità ci si può confondere con il genitivo sassone invece nella traduzione del trailer che comunque può essere sbagliata ehm, Ray sembra par parlare di brivido glaciale come se fosse ciò che sta provocando quello che sta succedendo a New York, ma non il nome del demone. Se così fosse, io ho una piccola speranza che il cattivo sia il Dulnas, che è un villain che c'è nei fumetti della IDW, che ha questa aura azzurra, ha le corna esattamente come si può intravedere in questo in questo trailer, eh, non ricordo se ha poteri glaciali, ma sarebbe molto carino. Si vede sia nei fumetti della DW e nel gioco da tavolo Ghostbusters, appunto, legato ai fumetti della DW, Però allo stesso tempo sarei felice se fosse finalmente anche un nuovo villain. Eh, esattamente come lo era Vigo nel secondo film. Eh, quindi, perché no? Mi piacerebbe, mh, se fanno un nuovo villain carismatico come Gozer, come Vigo, e magari nei prossimi film continuano a cicciare fuori nuovi villain altrettanto carismatici, ben venga. Diciamo che l'hype di questo, di questo mh, film con questo villain è molto alta. Pare anche che sia il primo film dei Ghostbusters dove effettivamente qualcuno viene ucciso eh, a causa di un fantasma. Qualcuno, in, mh, inteso in senso molto ampio, cioè non una o due morti eh, a casuali o, o conseguenziali a, a un'azione di un fantasma, ma proprio un, un vero e proprio genocidio di una città intera che sta morendo ghiacciata. Quindi molto interessante anche questa, questa cosa che non c'era negli altri due film. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo trailer, se avete notato altri dettagli eh, scrivetemelo qua sotto nei commenti, scrivetemi se avete hype, io ne ho tantissima, ne ho più che in Afterlife, onestamente, perché eh, si sentono molto più... Le vibes dei primi Ghostbusters perché, come io dicevo già nei, nei video dedicati ad Afterlife, New York stessa è un personaggio molto importante per la saga dei Ghostbusters e qui è tornata ragazzi. Quindi ci vediamo al cinema l'anno prossimo. Grazie per avermi seguito fino alla fine del video e arrivederci al prossimo video.